Benvenuti dunque a Prima Ora Estate, tutto il meglio di questa giornata sportiva, di questo lunedì 29 giugno. E adesso non resta ai verdeoro che sfatare il tabù secondo il quale la squadra che vince la Confederations Cup non sale sul podio più alto per quanto riguarda il Mondiale. Sentiamo il servizio a cura del nostro Federico Casotti. Andiamo dunque a scoprire quali sono le ultimissime di calcio mercato e poi torniamo per continuare a parlare di sport ed in particolare dell'impresa di Francesca Schiavone. A tra poco. Buonasera dunque, buonasera a tutti e bentornati a Prima Ora. Iniziamo subito, entriamo nel vivo di questa puntata parlando di Formula 1. Iniziamo dunque ad entrare nel vivo di quelle che sono state le prime libere. L'Italia chiude la manifestazione continentale al 10° posto, ha vinto l'ultima partita 3-0 contro la Finlandia, ma non cambia comunque il giudizio complessivo, assolutamente negativo. Rieccoci, buonasera ancora e bentornati a Prima Ora Estate. Ultima parte, cominciamo dalla Formula 1. Parliamo infatti di Felipe Massa, che potrebbe tornare alle corse già il prossimo 13 di settembre. Cominciamo dalla stretta attualità, cominciamo infatti dalla classica di Amburgo che si disputerà domenica 16 agosto. Ci sono due novità che riguardano due corridori italiani, stiamo parlando di Pozzato e di Ballani. Vi lasciamo con i 5 gol più belli del campionato brasiliano. Clip musicata e tutta da seguire. A proposito di Inter, ha subito una battuta d'arresto, si è fermata a Bergamo contro l'Atalanta sull'1-1, non approfittando in contemporanea della sconfitta della Juventus e della sconfitta anche del Milan. Ascoltiamo il servizio. Per parlare di Premier League, ancora un KO per il Liverpool, sconfitto questa volta dall'Arsenal. Rieccoci, bentornati a Prima Ora. Come detto, ci occupiamo inizialmente degli sport generalisti e diamo spazio al basket in apertura ed in particolare diamo spazio alla Lottomatica Roma che continua il suo periodo negativo. Perde infatti anche il match, quello di mezzogiorno della nona giornata di campionato contro Montegranaro e ricordiamo che il periodo negativo vale anche in Europa e reduce infatti la Lottomatica dal terzo KO consecutivo in Europa. Sentiamo allora il servizio di Michele Gazzetti. Che con Franco Colomba sulla panchina ha decisamente cambiato il ritmo in campionato. Ne è testimonianza il 2-1 contro l'Udinese. Il posticipo della 17ª giornata tra Vicenza e Piacenza. Il servizio di Enrico Cerrutti. Dal Bologna alla Fiorentina per parlare di Vargas, l'uomo che fa la differenza. Lo ha dimostrato anche segnando il gol dell'1-0 ieri contro l'Atalanta. Sentiamo Viviana Pentangelo. E con le immagini dell'imperatore che si è laureato campione del Brasileirão con il suo Flamengo chiudiamo questa parte dedicata al calcio, torniamo tra pochissimo per parlare di basket ed in particolare di basket americano, NBA, vi aspetto.